Ciao a tutti raga, sono io Cri, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi video esperimento in cucina. Visto questo momento triste, tetro, bruttissimo che coinvolge tutto il mondo, vorrei portarvi un po' di colore in questa vita triste. Oggi andremo a fare una pizza coloratissima, ragazzi, che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. Che siano amici, che siano parenti, che siano i vostri vicini di casa, che sia il vostro avvocato, che ne so se mai ne avete bisogno di uno, io per fortuna no. Quindi un po' di colore nella vostra vita. Oggi avevo voglia di un po' di colore e andremo a fare una pizza blu. Vi linko qua tutti gli ingredienti per questa pizza meravigliosa. Avremo bisogno di 15 g di lievito di birra, 325 ml di acqua, un cucchiaino di zucchero, 600 g di farina, 50 g di olio, passata di pomodoro, colorante alimentare e ovviamente mozzarella. Ma andiamo subito a preparare il nostro impasto. Io per comodità, ragazzi, l'ho fatto con il Bimby, lo sapete, ma si può tranquillamente fare, anzi la pizza si può anche tranquillamente fare in casa, visto che è un prodotto artigianale, è un prodotto casareccio. Quindi direi di portare l'acqua a 37 gradi, inserire lo zucchero e il lievito e lasciare circa 2 minuti in ammollo. Col Bimby facciamo 1 minuto, velocità 2. Al raggiungimento completato aggiungiamo l'olio, le farine e il sale. 10 secondi, velocità 4, oppure una bella impastata a mano. Finché non andiamo ad ottenere un prodotto bello compatto e che non appiccichi alle mani. Chiusa il Bimby, 4 minuti, velocità sfiga. Ma andiamo subito a vedere il risultato. Nel frattempo andiamo ad aggiungere un po' la nostra ciotolina dove andrà inserita la pallina di pizza, in modo che non si appiccichi ai bordi. Wow ragazzi, io ho scelto il colore blu, ma guardate che meraviglia questa pasta di pizza colorata. Adesso andiamo a creare una sorta di grande pallina e la copriamo con la pellicola trasparente e la lasciamo lievitare fino a che circa diventi il doppio. Wow raga, la nostra pizza ha raggiunto più del doppio del dovuto, quindi direi che è pronta per fare il secondo step. Ok ragazzi, la nostra pizza blu meravigliosa è pronta, ora andiamo a stenderla. Io per praticità uso due fogli di carta forno in modo che non si appiccichi. Però non andiamo a stenderla troppo sottile perché altrimenti verrà fuori una pizza bassa. A me piace molto la pizza bassa, ma in pizzeria. A casa diciamo che la preferisco un po' a mo' di focaccia. Poi dipende da voi, se la volete bella sottile potete tranquillamente stenderla a vostro piacimento. Ora che l'abbiamo stesa a nostro piacimento, andiamo ad inserirla in una teglia per pizza e andiamo a farcirla. Dopodiché la lasceremo ancora riposare farcita in forno per un'ora circa. Andiamo ad infornarla a 220 gradi forno statico per 10 minuti, dopodiché la nostra pizza sarà pronta da gustare. Wow raga, la nostra pizza è pronta, è una pizza blu, ma guardate, ma è meravigliosa, è bellissima. Fa un senso un po' strano perché diciamo che forse non siamo mai abituati a vedere una cosa del genere, però è veramente un'idea ragazzi, unica, strepitosa per colorare un po' la vita. Benissimo raga, se anche questo video vi è piaciuto, se anche questa mia pazzia in cucina vi è piaciuta, mi raccomando spolliciate sul like. Se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la famosa campanellina per non perdervi alcun nulla del Cri. Anche per oggi ragazzi è tutto, vi mando un bacione e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!